Amici del Tempio, benvenuti nel mio canale. Oggi in questo video vi voglio descrivere un passaggio che a volte sembra un po' scontato, ma non lo è, di un classicone, di un kata classicone dei praticanti Shotokan. Il classico kata che si aspetta con ansia quando bisogna fare il passaggio da cintura marrone a passaggio primo dan cintura nera. Bassai Dai. Bassai Dai, primo vero kata, così mi è sempre stato detto. Tutti gli Yang chiaramente sono propedeutici per il primo vero kata che si studia quando si arriva alla maturazione, alla cintura nera, è il Bassai Dai, grandissimo Bassai Dai. Un kata fantastico, bellissimo, potente, ci sarebbe da parlarne una giornata, ma mi voglio soffermare su un passaggio particolare che a volte si dà un po' per scontato. Ci pensavo l'altro giorno, mentre stavo sfogliando la Bibbia, così la chiamo io, la raccolta di libri di Nakayama, Super Karate. C'è un passaggio particolare dopo, voi chiaramente lo conoscete meglio di me, dopo i tre shuto in avanti si torna indietro con lo shuto sinistro e poi si fa il classico movimento del Bassai Dai. Ecco, questo movimento qua ho fatto delle ricerche su internet e ho visto che ci sono molti modi di farlo, cioè diversi modi, almeno tre, di farlo differente. Quindi Nakayama sul suo libro lo faceva sul posto, quindi si passava coi piedi da Kokusudachi a Itsakusu, c'è una particolare posizione quasi sul posto che sarebbe un Zenkusudachi molto molto in linea, quindi da Kokusudachi si sposta poco, c'è un aggiustamento proprio per far girare l'anca, fare la tecnica di braccia che sarebbe una parata e un bloccaggio di polso, o dopo vedremo più avanti, anche potrebbe essere anche di spalla o qualcos'altro, comunque lo vediamo più avanti. Ecco, questo passaggio non mi è tanto chiaro. Allora facciamo un passo indietro, voi mi direte, ma allora a te come lo fai? Allora io lo faccio così, io l'ho sempre fatto così. Ho visto il video di Kanazawa, il grande Kanazawa, e io ho fatto tanti anni in quella federazione lì, e quindi si è sempre fatto, e l'ho sempre fatto da un certo tipo di anni in poi, spostando sempre la gamba posteriore, non di molto, andando in un Zenkusudachi non troppo largo, quasi un po' quasi in linea, però spostando sempre la gamba posteriore. In un video molto didattico del grande Kanazawa lui fa vedere il perché sposta la gamba posteriore, addirittura lui fa vedere che esce dall'attacco destro dell'avversario, para con lo shuto, sposta la gamba posteriore, blocca l'avversario e fa il classico Yokogeri Gedan sul ginocchio o sull'attacco dell'anca. E fin lì tutto chiaro, però fa vedere che invece spostando la gamba anteriore, poi la tecnica, cioè, funziona, però l'avversario potrebbe fare un contrattacco, e quindi qua mi si è aperto un po' un mondo. Sono andato a spulciare un pochino e ho trovato il grande Naka in uno stage internazionale dove un pochino anche lui sposta la gamba anteriore, e fin qua diciamo che è un filone di pensiero, quindi si sposta la gamba posteriore. Però c'è un'altra questione, qualcun altro invece sposta la gamba anteriore, quella davanti, quindi proprio l'opposto di come diceva Kanazawa. Sono andato un po' a spulciare all'indietro, ho trovato dei video molto antichi, ora li guardiamo insieme. Come vi ho detto, ho fatto qualche ricerca, sono andato a cercare il grande Lupo, il grande francese Lupo, che secondo me è veramente un grande sulle applicazioni del karate Shotokan, sui kata Shotokan, è veramente un luminare secondo me. Vabbè, chiudiamo la parentesi, tanto ci voglio fare un video sul grande Lupo. Lui cosa fa? Sposta la gamba anteriore, quindi al contrario di come diceva Kanazawa, sposta la gamba anteriore, addirittura fa vedere un'applicazione molto veloce dove questo movimento poi delle braccia non va sul polso o sull'avambraccio come si pensa sempre, ma addirittura va a prendere dietro al collo, e addirittura questo calcio laterale basso non viene fatto solo sulla gamba davanti, ma addirittura va a cercare la gamba posteriore dell'avversario, poi lo fa in movimento, insomma una bella sincronia e una bella versione di come potrebbe essere applicato questa tecnica spostando la gamba anteriore. Un altro grandissimo invece che sposta anche lui la gamba anteriore è il grande Shirai. Addirittura in uno stage di qualche anno fa vedere che l'applicazione si può fare sia sull'interno dell'attacco che anche sull'esterno dell'attacco, chiaramente facendo cambiare braccio a colui che attacca, e fa vedere che si sposta sempre la gamba anteriore, addirittura fa una sua versione al di fuori un po' dai canoni, cioè non su questa tecnica, ma addirittura sulla presa diretta dell'avambraccio dell'avversario. Comunque al succo della storia, lui sposta la gamba davanti. Allora,
com'è? Qual è la via di mezzo? Allora, ritorniamo indietro. Andando sul libro di Nakayama è veramente specificato che da questo Kokusudachi viene fatto questo Itsakusu, che è un ibrido, un aggiustamento sul posto, un Zenkusudachi, chiamiamolo così, molto in linea, che aggiusta un po' il tutto. Chi è, secondo me, che azzecca veramente, che è veramente vicino al pensiero originale, è il grande Asai, che fa una dimostrazione di un kata bassa edai super egregio e fa proprio questo aggiustamento sul posto senza sbagliare di una virgola. C'è un leggero spostamento della gamba avanti, ma anche poi della gamba posteriore, perché necessita, siccome siamo su una linea, di andare sul frontale, quindi bisogna per forza aggiustare la situazione, quindi un pochino la gamba davanti e lo stesso la gamba posteriore. Un altro video parlando di personaggi storici, il grandissimo Enoeda. Anche Enoeda è molto vicino, secondo me, all'originale. Rimane sul posto e fa questo aggiustamento, come vi dicevo, come diceva Nakayama sul suo libro. E un altro grandissimo che fa questo tipo di movimento sul posto è il grande Osaka. In un video antico di un giovane Osaka, di quando faceva karate per la JKA, lui fa vedere veramente che c'è questo movimento, un leggero spostamento della gamba anteriore, ma poi sul posto si aggiusta e fa la tecnica. Ragazzi, arriviamo alle conclusioni. Allora ragazzi, amici del tempio, arriviamo alle conclusioni. Cosa vi voglio dire in questi video? Ho già fatto video Jin, MP, un altro video bello su Sun Tzu, quindi modi di gestire un po' certe sfumature in certi kata superiori. Chiaramente va bene un po' tutto, nel senso, un po' tutto quello vicino alla realtà, quindi se si fa un tipo di movimento, per esempio sulla gamba posteriore, va bene. Chiaramente, se voi insegnate nel vostro dojo o se siete semplicemente allievi, se spostate la gamba posteriore dovete spiegare, se insegnate, il perché dell'applicazione poi che verrà. Se invece siete studenti dovete chiaramente chiedere il perché si sposta la gamba posteriore, per esempio, o se lo fate con la gamba anteriore chiedete sempre o spiegate al vostro allievo perché si fa così. Quindi è sempre, secondo me, chiaro e giusto e lineare sapere il perché si fa un tipo di movimento anziché un altro, o se no è solo un certo tipo di pensiero, cioè si segue la linea tecnica di un grande leader, di un grande maestro, e chiaramente sapendo il perché si va dietro a questo discorso. Però c'è un però. Però secondo me non è male avere un po' la visione di queste applicazioni dei kata un po' a 360 gradi, cioè seguire una linea fissa in palestra dove volete andare voi, dove insegnate, dove andate a allenarvi. Però sapere anche, sì, però se fai qualche stage in giro ci sta che lo puoi trovare anche così, lo puoi trovare anche così, che va bene lo stesso, però noi facciamo così. Cioè non bisogna essere, secondo me, troppo severi, cioè, no, va fatto così, punto. No, si fa così, però ci potrebbe essere anche quest'altra versione. Ecco, secondo me questo è un passaggio importante di maturazione che ogni karateka deve studiare e deve mantenere nel proprio cuore. Allora sì che si cresce. Quindi ragazzi, come lo fate in questo modo, va bene sicuramente in tutti e due i modi, fatemelo sapere, mi piacciono i vostri commenti, mi incalzate, mi state scrivendo in tantissime mail che mi dicono facci questo video su questo, facci un video su quell'altro, tantissime idee, però chiaramente ci vuole un sacco di tempo, però non escludo neanche una, le tengo tutte in cantiere. Allora ragazzi, seguitemi, mettete un like, iscrivetevi al canale e ciao dal Tempio Massimo, ciao!